È stata a Pisa a ospitare l'unica tappa toscana del tour L'Italia in tutti i sensi, che ANCI per Expo, la struttura dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che si occupa di Expo 2015, nata per trasformare l'evento internazionale del prossimo anno in occasione di sviluppo dei territori, sta portando in giro per l'intera nazione. Per tutta la giornata di questo sabato, Piazza Vittorio Emanuele a Pisa ha ospitato la mostra itinerante che ANCI per Expo ha allestito in un grande bus attrezzato per l'occasione, all'interno del quale i visitatori hanno potuto trovare informazioni su Expo 2015 e sulla partecipazione dei comuni italiani all'evento. Alla presentazione di questa iniziativa c'erano i vertici dell'organizzazione di Expo 2015 e per l'amministrazione comunale il sindaco Filippeschi, il vice sindaco Ghezzi e anche il prefetto della provincia di Pisa, Francesco Tagliente. E per dare ancora più concretezza a questa giornata, nel pomeriggio si è svolto un convegno dal notevole contenuto scientifico, durante il quale è stato presentato il protocollo Pisa Città che Mangia Sano, recentemente stipulato tra Regione Toscana, Comune e Università di Pisa, azienda ospedaliera universitaria e ASL 5.